Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti in questo Good Morning Lazio. Volevo fare questo video ieri, però poi è arrivata una notizia di calciomercato troppo importante che dovevamo discutere insieme. Quindi il video slitta di un po' di ore al giorno dopo, ma niente di male. Perché volevo commentare con voi le dichiarazioni di Fabiani, direttore sportivo della Lazio, che ieri è intervenuto a Radio 6. Sapete, se mi seguite da tempo, che non è che proprio stimi Fabiani, però devo dire che è importante che ci sia un direttore sportivo che mette la faccia, che parla, perché purtroppo, lo sapete, dal punto di vista comunicativo la Lazio è zero e il fatto che non ci sia un responsabile della comunicazione è, secondo me, imbarazzante nel 2024. Ha detto che a settembre probabilmente arriverà, speriamo bene, perché purtroppo la Lazio è sotto attacco, lo abbiamo visto in continuazione, no? Quanti video ho fatto nelle ultime settimane per smentire certe voci? Guendouzi ha litigato con Tudor, Kamada vuole andare via, Luis Alberto, quell'altro, quell'altro ha litigato con quell'altro. Insomma, la Lazio è un disastro e quindi è importante che ci sia un direttore sportivo, qualcuno che ci mette la faccia, che non sia Lotito, che smentisce, che spiega un po' la situazione come ha fatto Fabiani. Ecco, Fabiani ha parlato di tante cose, però una delle cose che mi importa di più è quello che ha detto per il prossimo calciomercato. Perché Fabiani ha confermato Tudor, perché è uscita anche questa incredibile voce di Tudor che voleva andare via. Ha dichiarato che non ci sono nessun problema fra Guendouzi e Tudor. Addirittura ha detto che prima di prendere Tudor la Lazio ha parlato con Guendouzi, perché sapendo di quello che era successo, ha chiesto a Guendouzi se ci fossero problemi e Guendouzi ha detto assolutamente no. Quindi smentiamo per l'ennesima volta questo presunto litigio. Premessa importante: ovvio che parla Fabiani, che è dirigente della Lazio, e quindi non tutto quello che dice va preso per oro colato. Però è anche vero che, sentendo alcune voci, è importante che Fabiani le smentisca. Perché secondo me ci vuole una voce autorevole dalla società che smentisca certe cose. Io onestamente, e sapete, ve l'ho detto che non adoro Fabiani, però se Fabiani mi dice che prima di prendere Tudor avevano parlato con Guendouzi, io ci credo, anche perché sarebbe imbarazzante se una società va a prendere un allenatore che ha avuto un diverbio con un loro giocatore e non sente questo giocatore, soprattutto visto l'importanza di Guendouzi. Ma parlato anche di Kamada, dove ha detto che per il momento sembra che Kamada resti, e questa è una notizia importante. Ma soprattutto ha parlato finalmente di un'idea della Lazio, ovvero che l'obiettivo, il progetto della Lazio è quello di copiare il modello Feyenoord. E per chi non lo sapesse, il Feyenoord negli ultimi anni ha fatto molto molto bene. Questa è una squadra che ha investito fortemente sui giovani, cercando di tirare su una squadra costata pochissimo, ma che vale tanto e soprattutto ottiene risultati in campo. Insomma, la Lazio ha affrontato spesso il Feyenoord e abbiamo visto che bella squadra è. Ecco, molti dei giocatori del Feyenoord sono giovani, molti, come per esempio il centravanti Jimenez, ve lo ricorderete tutti, che l'anno scorso sembrava in orbita Lazio, quest'anno ha fatto bene ed è valutato dai 40 milioni in su. Ecco, io vi dico, mi trovate un giocatore della Lazio valutato 40 milioni? Non ce ne sono tanti, no? Perché Ciro Immobile ha 34 anni, Luis Alberto 32, eccetera. Gli unici potrebbero essere Guendouzi e forse Mandas, ecco. E quindi mi piace questa idea di avere un modello come il Feyenoord, che poi possiamo discutere che in Olanda è diverso, eccetera, eccetera. Però secondo me questo deve essere il modello Lazio. Fabiani dice modello Feyenoord o Leverkusen, ma l'idea è quella, ovvero prendere giocatori giovani e forti. E tornando al discorso di ieri di Ciaonna, secondo me è il giusto obiettivo, il giusto acquisto della Lazio. Ventenne, forte, già gioca in Serie A, secondo me è l'innesto perfetto. Poi, ovvio, non vi sto dicendo che arriva la Lazio e diventa un nuovo Luis Alberto. Si possono sbagliare gli acquisti? Assolutamente sì. Succede alla Lazio, succede anche all'Inter, succede al Milan, succede a tutti. Per cui non è che se Ciaonna arriva alla Lazio e fa schifo, ah, vedi, no, può succedere. Però è quello il tuo obiettivo. Fabiani ha detto: nel mio modo di vedere, non dobbiamo prendere giocatori over 30. E quella è un'altra cosa che trovo molto giusta. Ovvio, secondo me le regole
ci sono anche per essere infrante, perché faccio esempio, c'è Toni Kroos, tu lo prendi anche se ha superato i 30 anni, mi sembra evidente. Però la Lazio deve ripartire da una rosa giovane, ma giovane non significa, come mi scrivono molti, ah, ridimensionamento della Lazio. No, ragazzi, perché secondo me se prendi Ciaonna non ti ridimensioni. Luis Alberto è un grande giocatore, ma andiamo a vedere il rendimento, perché non si parla sulla carta, altrimenti la Roma avrebbe vinto 15 scudetti in più, perché ogni estate la Roma è campione d'Italia, no? Anche quest'anno, ve lo ricordate, Mangiante, ah, la Roma con Sanchez e Lukaku è da scudetto, poi stiamo vedendo che non c'è mai stata vicino. Ecco, il nome Luis Alberto è sicuramente stato un nome importante, ma quest'anno Luis Alberto ha fatto male. Per me Ciaonna può fare decisamente meglio di Luis Alberto. Ed è questa la cosa importante. Ecco, la Lazio deve ringiovanire la rosa e prendere giovani importanti di prospettiva. Perché? Perché il modello Feyenoord, tanto per fare un esempio, è quello di prendere giocatori giovani e forti, farli crescere, li rivendi a 4 volte il prezzo che l'hai comprato, prendi quei soldi per comprare, anziché uno, 3, 4 giovani forti, giovani da far crescere e così costruisci una squadra sempre più forte. Perché anziché prendere un Ciaonna, fra 3 anni ne prendi tre e quindi rafforzi più reparti con giocatori giovani e cresci piano piano, inizi a competere per un livello sempre più superiore. Ecco, mi piace molto questa idea. Certo, c'è da dire una cosa, fra dire e fare c'è di mezzo il mare, quindi è facile dire vogliamo imitare il Feyenoord, no? Io potrei dire, beh, no, il nostro modello è Real Madrid, vinciamo la Champions ogni anno, però un conto è dirlo, un conto è farlo. Ecco, vorrei veramente credere che la Lazio cambierà passo e con Fabiani alla guida la Lazio veramente diventerà o cercherà di copiare il modello Feyenoord o il modello Leverkusen. Già il fatto che Fabiani ha detto che ci sono 4-5 scout che visionano i giocatori e poi li presentano all'allenatore per l'approvazione, secondo me è un passo importante. Fabiani ha detto che ci sono vari giocatori che sono stati già visionati, ma che col cambio d'allenatore adesso bisogna cambiare ovviamente profili, perché Sarri voleva determinati giocatori, Tudor ne vuole degli altri, ma gli scout stanno già all'opera e quindi questa è una cosa importante. Uno dei gravi problemi della Lazio di Dare è che non c'erano scout perché faceva tutto Dare. Ecco, secondo me è un modello impossibile da realizzare, ma io voglio credere che queste parole di Fabiani non siano solo chiacchiere, ma siano una vera e propria conferma di un nuovo progetto. Ripeto, il Feyenoord è un'idea, non dico che bisogna imitare il Feyenoord in tutto e per tutto, perché poi andiamo a vedere, non è che ha fatto questi grandi successi, però l'idea di calcio, l'idea di società, di investire sui giovani e poi rivenderli crescendo è la soluzione vincente. E Leverkusen in questo caso lo dimostra, Leverkusen è cresciuto. Ci vuole sicuramente un allenatore bravo come c'ha il Leverkusen. Tudor lo è, beh, lo speriamo tutti. Però, sai, se gli dai giocatori buoni, anche un allenatore mediocre può sicuramente fare bene. Magari non benissimo, ma bene. Ecco, questo è l'obiettivo della Lazio e mi piace molto che Fabiani dica una cosa del genere, perché condivido in pieno questo progetto. Ripeto, speriamo che non siano solo chiacchiere, ma sia realmente un progetto che la Lazio ha in mente. Fermo restando che ricordiamoci che siamo in Serie A e non nell'Eredivisie. Non potete pensare che la Lazio con tutti i giocatori under 23, per fare un esempio, arrivi in Champions League. È molto molto difficile. Ci vogliono anche dei giocatori esperti. Per questo, per esempio, Camada, Romagnoli, Provedel sono dei giocatori che vanno messi insieme ai giovani per aiutarli in momenti difficili e farli crescere. Non potete pensare che la Lazio avrà una rosa di tutti under 23. Ci vogliono dei giocatori di esperienza, di qualità, perché l'esperienza da sola non basta, che aiutano questi giocatori. Ecco, ripeto, ho criticato in passato Fabiani, però queste parole mi piacciono moltissimo e mi auguro che non siano solo chiacchiere al vento. Poi, questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivilo nei commenti qua sotto e noi ci rivediamo alle 2 con un nuovo video. Grazie ragazzi.